Ragazzi, quando diciamo che la Bobo Summer Cup è una figata, ci riferiamo anche ad amici come Martin Castro Giovanni. Ciao Martin. Ciao ragazzi, ciao. Voi lo vedete, il caldo. Lo vedete così perché pensate che fa caldo, invece no, fa caldissimo. Caldissimo, ho fatto una bella figuraccia, però vabbè dai, siamo qui per divertirci, ma abbiamo capito perché quando ero giovane mi mettevano in porta e non mi facevano giocare a calcio. Però ti sei prestato perché questo è un gesto d'amicizia ed è un grande gesto di beneficenza, venire qui e cimentarsi. Ah, soprattutto per quello, perché ho avuto veramente una bellissima idea, una bellissima cosa da fare, cosa qui con tutta la gente, poi alla fine la gente si diverte, ci divertiamo noi, soprattutto per una buona causa. Marti, ma com'è giocare avendo tutte queste distrazioni? Guarda questi costumi, due pezzi, tutte queste signorine intorno. Ero così affannato di aria che non le vedevi. Non vedevo neanche la rete, neanche il pallone ne vedevo. Però con un pallone ovale sarebbe andata meglio. Ah, quello di sicuro, quello che ho fatto tutta la vita, però dai. Abbiamo vinto. Io non ho perso, io ho vinto. Ero con voi, ho vinto. A proposito di vittorie, io mi permetto di tornare alla tua grandissima vittoria, che è ancora più grande di tutte le vittorie sportive che hai avuto. Castro Giovanni, number one, ecco. Number one, lo devo dire. Lo stavamo si per... è prestato al calcio in una maniera, io li voglio bene, proprio a prescindere. Te lo faccio cagare. A prescindere, fai cagare a prescindere, sì, no. Fai cagare, sì, è vero, c'è ragione, però a prescindere però ce la metto. C'è stima, se tu lo affronti così, io ti stimo. Non va? Grazie. Number one, ditelo. E noi lo stimiamo anche perché dicevamo la vittoria più grande delle tante che hai avuto in campo, ce l'hai avuta con la vita. Chi meglio di te, con le tue grane fisiche, può testimoniare che la positività è tutta, con l'impegno, come nel rugby, metro dopo metro, anche nella vita si può andare avanti. Ma sì, soprattutto penso che il sorriso sia la cosa più importante anche nei momenti di difficoltà, perché sai, tutto passa nella vita e penso che noi sportivi, noi gente... chiamala conosciuta, veramente possiamo fare delle grandi cose, bisogna solo volerlo fare, con un sorriso possiamo anche donare tante gioie, non solo i soldi, e penso che il sorriso ti faccia andare avanti. Volevamo trasmettervi un po' della positività che ci ha portato Martin con noi. Ciao caro. Ciao ragazzi. Non gioco più.